Buongiorno, benvenuti alla 20ª puntata dell'Ora d'Aria. Oggi abbiamo con noi ospite d'onore il professor Luigi Cavanna, che è finito sulla prima pagina del Time per aver indicato l'assistenza domiciliare come una soluzione importante per alcuni malati di Covid per limitare il lockdown. Andrea, vuoi introdurre il professore? Vuoi salutarlo? Andrea Sì. è presidente dei Liberisti Italiani, grazie di essere con noi anche oggi. E abbiamo con noi anche Angelo Canini, fondatore di Liberisti Italiani. Vai Andrea. Sì, io sono molto contento di avere con noi il professor Luigi Cavanna, a cui daremo subito immediatamente la parola perché pensiamo che sia occupato in cose molto importanti e urgenti, ma lo ringrazio di essere venuto perché l'assistenza domiciliare, anche a noi, leggendo le sue parole e sentendo le sue ascoltando le sue interviste, non da ultimo anche ieri su Rete 4, ci sembra, diciamo, abbastanza assurdo che questo provvedimento, in tutti questi mesi, ora non dico all'inizio della pandemia, dove già il professore annunciava questo come un possibile rimedio per evitare la paralisi degli ospedali, ma ci sembra assurdo che dopo il primo lockdown, dopo aver chiesto il sacrificio mostruoso all'Italia, ancora oggi si sia indietro con questo tipo di diciamo, soluzione per i malati non gravi. Quindi sono molto contento che oggi il professore, anche per i nostri amici e sostenitori, possa spiegare la sua tesi. Grazie, professore, per essere venuto. Grazie a voi, grazie dell'invito. Ma guardate, noi abbiamo imparato ai primi di marzo qui nella zona di Piacenza. Piacenza dista 10 minuti d'auto da Codogno, che era l'epicentro del primo caso in Italia. E quindi nei giorni successivi abbiamo davvero avuto tanti, tanti pazienti nel nostro pronto soccorso, nei nostri ospedali, gli ospedali della provincia. E da lì abbiamo cominciato a ragionare rapidamente perché l'osservazione, se vogliamo, molto semplice, che è valida tutt'oggi, è che la maggior parte, se non il 100% dei pazienti che giungono al pronto soccorso, sono malati che hanno una storia di giorni e giorni a casa con febbre, tosse, mancanza d'aria, e poi la mancanza d'aria diventa non più tollerabile, si richiama l'ambulanza, il 118 si arriva al pronto soccorso. E ci siamo detti, appunto, perché allora, in tutto il mese di marzo, aprile, fino a fine maggio, la terapia codificata per i pazienti Covid era, nella nostra realtà, ma anche dalle società scientifiche, codificata era di idrossiclorochina più un antiretrovirale, un anti-AIDS. L'idrossiclorochina è un farmaco molto maneggevole, una pastiglia al mattino, una alla sera per 7 giorni, più l'antiretrovirale, e beh, vedevamo davvero le persone migliorare, ma rapidamente. Quindi torna a dire, poi l'impressione di un singolo medico, quando è un'impressione, non è mai un valore scientifico, bisogna essere molto cauti e prudenti. Quando un malato risponde bene, poi sono 2, 3, 10, 100, beh, comincia a diventare non più un case report. Quando l'esperienza di altri colleghi è dello stesso tipo, diventa qualcosa che è un peso fatare un punto di vista. Un medico non deve essere a priori innamorato di nessun farmaco, di nessuna tecnica, deve applicare ciò che è meglio per il paziente. Abbiamo visto davvero tante persone, ma non con forme lievi, con forme severe, che avevano 39 di febbre, che non respiravano, con l'ossigeno a casa, migliorare entro 3-4 giorni e non arrivare al pronto soccorso, ma poi guarire a casa. La cosa importante però è la tempistica, perché c'è da spiegare un punto: come mai l'OMS e l'AIFA hanno tolto l'idrossiclorochina? Perché si basano su studi randomizzati, fatti però la maggior parte su pazienti ospedalizzati, e quindi pazienti con malattia avanzata e curati tardivamente. Quindi qui l'idrossiclorochina funziona meno, va data precocemente. Questa è la nostra esperienza, ma anche di tanti altri medici.
Ok, quindi praticamente la sua tesi è che utilizzando questi farmaci e prendendo la malattia in tempo utile, quindi questo doveva prevedere anche una sorta di screening a tappeto fatto subito per individuare i positivi, a quel punto questi potevano rimanere a casa con assistiti a livello domiciliare utilizzando questi farmaci e si sarebbe quindi evitato la paralisi degli ospedali, perché poi vorrei ricordare che la vera causa dei lockdown è proprio questa, cioè il timore da parte dei governi che possa esserci una paralisi degli ospedali e l'ingolfamento di tutto il sistema sanitario. Ecco, quindi adesso questa sua soluzione, essendo arrivati di nuovo a 30.000 contagiati al giorno in base agli esiti di quello che vediamo da parte dei dati che vengono sciorinati ogni giorno, questa sua soluzione oggi è ancora possibile applicarla per evitare ulteriori confinamenti, lockdown, eccetera, e la paralisi degli ospedali, o ormai è troppo tardi? Secondo me è ancora applicabile. L'importante è fare in fretta, cioè bisogna partire da un'osservazione semplice: Covid è una malattia virale, è una malattia che lascia il tempo di intervento. Non è un evento iperacuto come può essere un ictus cerebrale o un infarto miocardico o un'aritmia del cuore o un incidente stradale o un terremoto, ci lascia il tempo di intervenire. E perché dobbiamo aspettare che la persona si consumi a casa con febbre e tosse che poi finirà al pronto soccorso? Interveniamo prima. È ovvio che molti malati di Covid non hanno sintomi o hanno sintomi lievi, ma quelle persone non devono fare proprio nulla se non un'osservazione anche a distanza. Ma chi ha febbre 39, fa fatica a respirare e ha tosse, quella persona lì non migliora da sola. Oramai abbiamo acquisito sufficiente conoscenza, va curata precocemente. Se non riusciamo a intervenire nei primi 3-4 giorni, cambiamo la storia naturale, togliamo persone dagli ospedali che possono essere curate a casa e lasciamo gli ospedali per le persone che altrimenti avranno delle malattie che si aggraveranno. Pensiamo alle persone che sono operate di tumore, alle persone che non vanno in ospedale perché hanno paura, che hanno malattie di cuore o vascolo-cerebrali. C'è tutta una fetta di persone che paga un prezzo ora, ma ce ne accorgeremo fra un po' di mesi, ma ci dobbiamo pensare ora. Scusi professore, ma allora perché noi continuiamo a vedere persone che praticamente quando hanno 37,5 di febbre, cioè si supera la soglia prevista dai governi, si precipitano nei pronti soccorso e non c'è quindi questo collegamento con le strutture sanitarie locali e di prossimità? Perché accade tutto questo in Italia? Che cosa è mancato? Cosa bisogna fare? Guardi, è mancato una risposta ai bisogni della gente. Uno va in pronto soccorso mica perché se lo sogna, va in pronto soccorso perché non riceve risposta al suo malessere. Se io ho la febbre 38, 39 e non trovo nessuno, chiaro che chiamo il 118. Quindi cosa possiamo fare? Non è che noi critichiamo e basta. Cosa mettiamo in campo? Bisogna mettere in campo molto velocemente delle squadre attrezzate, un medico, un infermiere, con pochi strumenti, un ecografo portatile, dei saturimetri da lasciare al paziente, la possibilità di fare il tampone e poi controllo in remoto, viene visitato, si lasciano i farmaci. Ora non abbiamo idrossiclorochina e secondo me è una grave carenza, ma lo vedremo nei giorni a venire, nei mesi a venire, ma si lasciano i farmaci disponibili, cioè il cortisone, l'eparina ed eventualmente antibiotici, e si controlla il malato in remoto. Il malato, se è sotto controllo, è chiaro che non si fa prendere dall'angoscia, dalla paura e si precipita al pronto soccorso. E fare queste squadre penso che possono essere miste fra medici dell'ospedale e medici del territorio. Mi si dirà, ma se il medico dell'ospedale sa curare il cuore, come può curare il Covid? La risposta è molto semplice. Gli ospedali del nord Italia, e cito Piacenza, Cremona, Lodi, ci siamo tutti trovati
a dover curare malati Covid, perché i nostri ospedali erano occupati al 99% da malati Covid, quindi anche i chirurghi hanno imparato a curare i malati Covid, capite? Sì. Quindi bisogna, siamo in un'emergenza e dobbiamo dare delle risposte di emergenza che tutelino il cittadino ovviamente, ma non possiamo aspettare gli studi randomizzati sul territorio, chissà quando arriveranno le risposte, probabilmente ci sarà già il vaccino e sarà tardi, quelle risposte non ci serviranno più. Certo. Quindi riabilitare l'idrossiclorochina e l'antivirale di cui ci faceva cenno e organizzare queste squadre. Ma il dottore, lei ha parlato di squadre con un dottore e un infermiere. Il dottore dovrebbe essere il medico curante o è un dottore da richiamare da qualche altro servizio? Io credo che non si debba imporre nulla, ma si debba chiedere ai medici curanti se vogliono partecipare a queste squadre. E probabilmente io sul territorio di Piacenza tanti medici curanti hanno curato i loro malati, quindi partecipare chiedendo una sorta di chiamata volontaria. Si possono chiamare in mancanza di personale o di medici, si possono chiamare anche chi è in pensione, si sono già detti disponibili a ritornare. Io credo che avere dei medici già formati possono mettersi anche in coppia con medici più giovani o con infermieri e dare una risposta al territorio. Non credo che sia molto difficile. In tutta realtà, da Palermo a Bolzano, credo che si possano costruire in breve tempo questi gruppi di lavoro. Quindi una soluzione organizzativa e medica allo stesso tempo. Medica nel senso di riabilitare questa idrossiclorochina, la cui esclusione è dovuta a, come dire, studi realizzati anche su applicazioni tardive di questo farmaco, e al contempo organizzativa che, come dire, metta in fondo un pregiudizio a favore degli ospedali e contro le cure domiciliari e ripristini, diciamo, il valore di una cura domiciliare per di più tempestiva e per di più supportata da quel poco di esperienza, quei pochi mesi che abbiamo dietro le spalle, in cui questa accoppiata di farmaci che lei suggerisce ha dimostrato una certa efficacia. Canini? Sì, Angelo, volevo fare una domanda, ma la rete dei medici di base, secondo lei, è pronta a sostenere questa azione? Perché insomma, da diverse parti viene fuori che invece ci sia un po' di, anche da parte loro ci sia un po' di confusione, quasi la voglia di non prendersi delle responsabilità, insomma. Ma guardi, la risposta non è facile, siccome criticare è molto semplice, vorrei davvero, essendo una situazione di emergenza, cercare di raccogliere le forze che sono disponibili e metterle sul campo. Poi è chiaro che, come in tutte le situazioni, si crea anche una certa competizione. Se alcuni medici di famiglia entreranno, altri medici entreranno, ma dobbiamo superare quel dualismo ospedale-territorio, perché altrimenti non ne usciamo. Cioè, se l'ospedale sta chiuso nelle sue mura e il territorio sta fuori da queste mura, chi fa le spese è soltanto una persona che si chiama malato. Sì, ma questo io non lo stavo dicendo per un senso di polemica, perché da diverse parti è venuto fuori che in caso di persone malate ma prive di sintomi, i medici di base nel momento in cui si iniziano a presentare dei sintomi, oppure il paziente chiama e chiede che cosa deve fare, gli dice: guarda, se viene la febbre chiama il 118. Che questo contrasta un po' con la situazione, perché in realtà invece il medico dovrebbe dire: guarda, prenditi un credo si chiami saturimetro, no? Prenditi questi farmaci e con questi farmaci controlla la situazione, poi risentiamoci domani e vediamo cosa accade. Credo di aver compreso questo, giusto, come prassi. Ma è io lo credo che medico che quando un paziente non sta bene, cioè febbre nel limite del possibile, poi dipende dalle varie realtà, ma per me, allora, quando un malato sta male,
la cosa importante è che questo malato venga visitato nel limite del possibile, perché altrimenti rischiamo grosso. Cioè, una volta che il malato è visitato, poi si possono aggiustare terapie per telefono, perché lo si è visto, si è conosciuto il suo corpo, si è conosciuto anche il supporto dei caregiver, quindi c'è tutta una base di conoscenza. Ma se non lo visitiamo e non acquisiamo i dati dell'anamnesi, della sua storia, diventa oltre che non corretto, ma anche pericoloso dare una cura senza seguire il paziente. Scusi professore, sì? le volevo dire, ovviamente io non credo che lei sia stato fatto rientrare fra la task force dei 450 esperti del comitato tecnico scientifico, però mi sembra viceversa che lei abbia le idee molto chiare. Allora, quello che io vorrei chiederle è: manca quindi un protocollo per far sì che questa assistenza domiciliare possa essere in qualche modo applicata su tutto il territorio nazionale? Quindi non è stata proprio intesa come soluzione per bloccare l'affollamento degli ospedali. Quindi manca quindi un protocollo. A parte le indicazioni che può dare lei e quello che può fare lei sul suo territorio, fino al punto di andare sulla prima pagina di Time ed essere riconosciuto ormai da tanti, compresi noi, come uno che ha visto giusto e che ha capito come si poteva evitare tutto, mi pare che adesso, senza dover fare per forza delle critiche come dire, o delle polemiche, però mi pare che il governo non abbia assolutamente preso in considerazione questa ipotesi e non abbia nemmeno fatto un protocollo per renderla effettiva sul territorio, al di là delle polemiche. È così? Diciamo che il governo ha istituito ai primi di marzo, il 9 marzo, ricordo male, le cosiddette USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Però, cioè, a parte questa definizione, poi vedo che ogni regione, se non ogni ASL, quindi ogni realtà, tende ad avere dei propri protocolli di intervento. E questo non va bene. Beh, certo che non va bene, assolutamente, certo. Perché abbiamo realtà in cui vi è una capillarità di intervento e vi sono realtà in cui il povero malato dice: ho 38 di febbre, chiamo il 118, vado al pronto soccorso. Quindi, ma è l'importante lavorare su tutto il territorio nazionale, perché non dobbiamo prendere di esempio chi va peggio di noi, ma prendiamo di esempio chi va meglio di noi. Se diciamo: ah, ma tanto la Francia sono peggio, l'Inghilterra è peggio, vabbè, questo discorso qui finiremo come loro a breve. Chiaro. Anche perché poi, andando affollando i pronto soccorso, si creano ulteriori focolai, mi sbaglio, professore? No, certo. Ma poi, guardi, il pronto soccorso deve essere adibito anche ad altre patologie. Non è che il pronto soccorso l'anno scorso a novembre era vuoto. E quelle persone lì che fine hanno fatto? Quindi davvero, no, ma io credo che sia... Vediamo, forse la punta dell'iceberg del malessere, non dico sanitario che tocchiamo con mano con Covid, ma di tutto l'altro malessere sanitario, perché in varie realtà, compresa anche la nostra, alcuni pazienti hanno paura adesso di andare in ospedale a farsi operare e quindi ritardano. Ma sai, il tumore non è che sta lì che aspetta, se aspetta un mese va bene, due forse, ma se comincia a diventare più lungo poi diventa metastatico, la persona viene persa. Certo, certo. Una domanda, questa la pone un nostro ascoltatore che conosciamo bene, Fabio, e lui dice: ma soprattutto nelle grandi città gli asintomatici e i pauci sintomatici potrebbero trovare all'interno degli hotel ormai vuoti un presidio a turnazione del medico di base. Ecco, questa cosa mi ha fatto venire il dubbio. La soluzione che propone lei, questa squadra di medico più infermiere, dovrebbe uscire solo per chi ha la febbre o anche per gli asintomatici e i pauci sintomatici? Aspetta, scusi professore, prima che risponda mi lego a questa domanda per dirle: molti detrattori di questa cosa dell'assistenza domiciliare dicono che molto spesso gli appartamenti sono molto piccoli e quindi all'interno di un appartamento piccolo, non essendoci magari dei servizi sanitari, dei bagni a sufficienza per darne uno alla persona affetta e contagiata, si potrebbero creare dei problemi. Allora, l'utilizzo di strutture alberghiere, insomma, non utilizzare gli ospedali, ma utilizzare delle strutture ad hoc per tenere i malati non gravi,
anche questa si può legare o può essere fuso nel ragionamento dell'assistenza domiciliare, no? No, certo, tant'è che in alcune realtà anche della mia regione è stato fatto questo, alberghi in cui ci sono pazienti con pochi sintomi o solo per magari isolare le persone positive, evitare i contagi interfamiliari, intrafamiliari, e addirittura abbiamo utilizzato una struttura militare che aveva delle palazzine già pronte e molte persone sono state lì. L'importante è allora i sintomatici curarli precocemente, primo punto. Le persone conviventi, se non sono positive, perché spesso sono conviventi, sono positivi, oggi abbiamo il tampone il giorno dopo, praticamente il referto del tampone, se sono tutti entrambi positivi, conviene lasciarli convivere assieme, anzi il caregiver positivo aiuta il malato positivo. Se il caregiver è negativo, conviene separarli e quindi strutture in cui possono essere allocati, certo che è una soluzione adeguata e non dover ospedalizzare. Esatto, quindi noi vogliamo chiarire ai nostri ascoltatori e anche alle persone abbastanza miopi e a volte forse strumentalmente miopi che per assistenza domiciliare il professor Luigi Cavanna, ma anche noi liberisti italiani, non intendiamo che uno debba essere nel suo domicilio, ma intendiamo che non debba affollare gli ospedali e i pronti soccorso, ma che il governo dovrebbe approntare delle strutture ad hoc per tenere questi malati non gravi, curarli subito in modo tale che non vadano a paralizzare gli ospedali. Questo era il chiarimento che andava giustissimo. Dato. Grazie, giustissimo. Professore. Tant'è, se posso, il bel termine anglosassone outpatient, cioè pazienti fuori dall'ospedale, che raccoglie proprio sia chi è in casa sia chi è in un'altra struttura, gli outpatient, chi non è ricoverato. È lì il punto cruciale. Certo. Sembra di capire che il nostro sistema, professore, sia viziato da un pregiudizio a favore degli ospedali. Accanto a questo pregiudizio potrebbero anche esserci distorsioni nella struttura degli incentivi. Abbiamo letto di questi famosi 2.000 euro che spetterebbero ad ogni ospedale per ogni paziente ricoverato a causa Covid. Lei ha notizie in questo senso? Ma guardi, io vivendo, lavorando in ospedale da tanto tempo e frequentando l'ambiente così, della sanità, è chiaro che in un certo senso più uno fa casistica, scusate se lo dico, anche agli ascoltatori chiedo scusa, più magari tende a salire nel punteggio, nella graduatoria. Però ci deve essere anche un'etica della nostra professione. Cioè il problema non è aumentare il numero di pazienti seguiti, ma che i pazienti seguiti abbiano un buon esito. Ma questo deve essere qualche cosa che nel confronto fra pari, quindi deve emergere. Anche ora quando ne parliamo con i colleghi, io sono un medico ospedaliero poi, quando mi confronto con i miei colleghi dell'ospedale, di malattie infettive, pronto soccorso, diciamo, ma meno malati voi ricoverate Covid, potrete curare malati ben più impegnativi su un altro versante. Quindi davvero dobbiamo avere un'etica della professione. Io dico queste cose senza retorica e senza buonismi, ma se viene a mancare quello, io credo che la sanità, chi lavora con i malati, con i sofferenti, ha un'altra concezione della vita, perché noi ci confrontiamo ogni giorno con la sofferenza e anche col fine vita. Quindi dobbiamo avere qualcosa di educativo nei confronti di coloro che non vivono questa realtà. Ne sono fermamente convinto di questo. Grazie professore. Grazie professore. Noi ovviamente sposiamo questa sua visione, sposiamo questa indicazione di tipo medico e di tipo organizzativo. E auguriamo che possa essere raccolta, possa essere fatta propria da chi prende le decisioni. Volevo chiedere un'altra cosa al professore, perché credo che questa sia anche legata alla sua tesi che noi approviamo in toto. Allora, per poter isolare i contagiati, curarli subito, quelli che sono debolmente sintomatici e non portarli in ospedale,
noi avevamo detto all'inizio della pandemia che bisognava utilizzare il sistema che era stato utilizzato in Corea del Sud per quanto, o anche a Taiwan, per quanto riguarda i tamponi, cioè fare più tamponi possibile e tracciare poi i contagiati. Ovviamente però in Italia, come lei sa, all'inizio si consentiva soltanto alle strutture pubbliche di fare i tamponi e non lo si consentiva, non abbiamo mai capito il perché, ma quasi per un pregiudizio statalista, come sa, noi siamo liberisti e quindi per noi il privato deve avere più dignità possibile in tutti gli ambiti, purché sia sempre nell'eccellenza e tutto. Noi abbiamo visto strutture di eccellenza del settore privato che sono, a cui è stata inibita la possibilità di fare i tamponi perché tutto doveva passare attraverso la regione. Allora la domanda è: anche questo è stato un errore grave, tant'è vero che adesso il governo ha sempre passando attraverso le regioni ha comunque dato la possibilità alle strutture private di poter fare questi benedetti tamponi. Allora, per poter fare quello che diceva lei all'inizio della pandemia, noi avevamo detto che bisognava fare uno screening massiccio della popolazione al fine di individuare. Perché non è stato fatto? Perché c'è stato questo pregiudizio nei confronti delle strutture private? È un fatto grave quello che è successo, perché ci ha portato in questa condizione, quindi. Ma saliamo a livello gerarchico, in sede sovranazionale, prendiamo l'OMS, che secondo me di colpe ne ha nella gestione della pandemia. All'inizio addirittura si discuteva sulle mascherine, si discuteva su fare i tamponi, poi è uscito il presidente di fare stamp, cioè facciamo tamponi, i tamponi a tutti. Sì. Cioè, vede, tornando però al discorso di fondo pubblico-privato, io lavoro nel pubblico da una vita, ma sono estremamente pragmatico. Pubblico e privato, l'importante è che si faccia, si abbiano degli esiti buoni. Certo, ma poi se non si collabora nemmeno in una pandemia, quando si deve collaborare? Sono d'accordissimo. Questo è davvero è il segno dei tempi. Se non collaboriamo in una tragedia, che è una pandemia, ma è una tragedia, non solo per le povere persone che non ci sono più, ma per le persone che restano senza lavoro, per tante persone che davvero vanno a livello di povertà, quindi in questa tragedia, se noi non sappiamo unirci, io credo che pagheremo un prezzo altissimo, ma chiunque, a qualunque livello di professione, è un momento davvero di lavorare assieme, ma questo lo vado dicendo da tanto tempo. Guardate, andando nelle case e la zona di Piacenza, vicino a Milano, una zona abbastanza ricca, ma sì, si ha la percezione del problema sociale che sta venendo avanti, si certo, ha certo. Se non si è ciechi, lo dobbiamo capire che il momento è tragico dal punto di vista non solo sanitario ma anche sociosanitario. Assolutamente. E poi anche questo fatto di dire che stanno subendo gli esiti di questa pandemia soltanto alcune filiere produttive è del tutto sbagliato, perché in realtà qui si sta paralizzando l'intera economia italiana. E gli effetti di questa paralisi oggi noi li stiamo già vedendo, ma nei prossimi mesi esploderanno. Per cui io spero, professore, che lei sia sempre più ascoltato dal governo e che il suo apporto possa essere decisivo per non affrontare la paralisi degli ospedali, che poi comporterà sicuramente il lockdown più severo, perché una delle cause scatenanti è quella. Cioè il governo ha paura della paralisi delle strutture sanitarie. La sua soluzione va in quella direzione. Ecco, io spero che nel nostro piccolo per il momento abbiamo contribuito in qualche modo a divulgare questa sua tesi e che spero che il governo la tenga in assoluta considerazione. Grazie, grazie. Bene, noi non vogliamo certamente cacciarla, ma la ringraziamo di essere stato con noi. Grazie. Se le sue urgenze dovessero richiamarla, è libero pure di salutarci. Questa nostra puntata normalmente dura 45, 50, 60 minuti e quindi noi ci tratterremo ancora un po', ecco. Vado in reparto, vi saluto, grazie. Bravo, professore, buon lavoro. Grazie, professor Luigi Colonna. Grazie.
Arrivederci, grazie. Professore. Oh, Andrea, se mi posso permettere un attimo, un piccolo intervento, no? Allora, certo. Tu dici sì, ci sono moltissime aziende, moltissime attività che sono in crisi, ma secondo me ce ne sono alcune che a torto o a ragione stanno proliferando. Allora, come tu sai, io ho un'azienda nel settore che opera nel terzo settore, quindi nel terzo settore siamo stati, diciamo, aiutati, perché è un settore che comunque opera molto nel sociale, per cui la Protezione Civile ci ha inviato per agevolare gli operatori delle mascherine. Ora mi è arrivato un pacco l'altro ieri e io ve la vorrei far vedere, cioè a me è arrivata questa cosa qua, no? Che onestamente io non so neanche come si possa mettere. Quindi questo oggetto non è a noi è arrivato, diciamo, offerto, ma questo oggetto è stato acquistato dalla Protezione Civile. Quindi il signor Arcuri, probabilmente questa cosa qua, che io non so neanche come definire, no, là, ora, sul pacco, questo l'ha fatto un'azienda italiana, quindi è un Made in Italy, sul pacco la definisce mascherina chirurgica a 3 strati. Ora, ripeto, voi non la potete vedere molto bene, io ce l'ho in mano, è una roba che se io la do a un mio dipendente, secondo me questo mi denuncia, questo va dai carabinieri e mi arrestano se io do una cosa del genere a un dipendente. Quindi anche in questo caso, purtroppo, nonostante la pandemia, ci saranno aziende che chiudono e buffoni che si arricchiscono, perché poi purtroppo voi lo sapete come funziona nel mondo, no, nei momenti critici. Abbiamo ancora nelle orecchie le telefonate dopo il terremoto, ve le ricordate, no? Quelle telefonate là. Secondo me queste persone esistono sempre, esistono ancora, e questi sono i risultati. Ecco, questa roba qua sono i risultati, diciamo. Grazie Angelo. Io chiedevo al professore sulla questione degli incentivi e volevo fare un'osservazione politica. Noi, diciamo, siamo liberisti e segnaliamo a tutti, no, come le aziende private possano essere più attrezzate, migliori in termini di benessere pubblico per le persone, ma cosa c'entra questa cosa con gli incentivi? Perché mai una struttura pubblica, perché mai un comune o una regione non possa essere efficace nel gestire in prima persona i servizi? Secondo me la questione riguarda proprio gli incentivi. Qual è l'incentivo che muove un'azienda? L'incentivo che muove un'azienda è non perdere clienti, guadagnare e sopravvivere. E quindi c'è una struttura, c'è un'organizzazione delle persone che si adoperano e si autoeducano nel tempo a assolvere con efficacia questi compiti. La struttura degli incentivi che muove il sistema pubblico è certamente quell'etica che il professore invocava, e certamente ci sono tanti come il professore che sono mossi dall'etica, ma queste persone poi devono fare i conti con i loro amministrativi, con quelli che pagano gli stipendi, con quelli che chiedono i permessi, con quelli che utilizzano le leggi nella maniera che gli fa più comodo. Ed è questa struttura degli incentivi che domina il pubblico che lo rende così inefficiente. Quella dei 2.000 euro ad ospedale è certamente una cosa, come dire, che una robusta etica può neutralizzare forse, ma se c'è questa distorsione degli incentivi, non sorprende che la struttura nel suo insieme, che è fatta di tanti uomini, alcuni molto mossi dall'etica, altri forse meno, determinano un pregiudizio a favore degli ospedali, determinano quel sovraccarico degli ospedali con pazienti magari pauci sintomatici e quella saturazione che tutti denunciano come il pericolo maggiore. Allora, per concludere questa nostra interessantissima puntata, noi oggi abbiamo scoperto alcune cose. La prima, che Liberisti Italiani da marzo-aprile aveva detto quello che bisognava fare, cioè bisognava seguire l'esempio della Corea del Sud e di Taiwan per fare più tamponi possibile, in modo tale da individuare i contagiati, tracciare e isolare l'area del contagio. Non è stato fatto. Due, noi abbiamo detto che per coadiuvare questa cosa, pubblico e privato per una volta in Italia avrebbero dovuto collaborare con pari dignità, e quindi abbiamo detto di aprire ai laboratori privati la possibilità di fare lo screening, di fare i tamponi. E come voi vi ricordate, si misero di traverso i sindacati
e noi lo abbiamo denunciato attraverso più comunicati stampa. Dopodiché il professor Luigi Cavanna, sempre in quel periodo, andava conquistando la prima pagina del Time, andava dicendo che bisognava creare delle strutture ad hoc, quindi chi aveva la possibilità di rimanere a casa perché aveva una casa con una camera e un bagno per l'eventuale contagiato positivo, poco sintomatico, poteva restare a casa avendo il suo bagno. Chi invece non aveva questo tipo di soluzione abitativa, si sarebbero dovute creare delle strutture ad hoc, non per i malati, ma per chi risultava positivo con pochi sintomi e che doveva essere curato con i farmaci che stavano avendo effetto fino a portarlo fuori dal tunnel. Anche questo non è stato fatto. Adesso noi ci ritroviamo, è stato quindi imposto il lockdown. Quindi praticamente cosa è successo? Non avendo fatto questo, agli italiani è stata chiesta come estrema ratio, quella del carcere. Quindi praticamente gli italiani sono stati carcerati per 3 mesi, sono state messe in ginocchio tutte le attività produttive, perché il 98% delle attività produttive è stata costretta alla chiusura, e tutti quanti gli italiani e tutte quante le attività produttive hanno subito, ma lo hanno fatto con responsabilità, quindi nessuno ha trasgredito, per 3 mesi questa situazione. Durante questi 3 mesi di lockdown, quindi il governo avrebbe dovuto ritornare sui suoi passi, seguire il modello della Corea del Sud, predisporre delle strutture ad hoc per i pauci sintomatici, per quelli che venivano riconosciuti positivi ma non dovevano affollare gli ospedali, e proseguire su quelle cose che non, magari forse perché preso alla sprovvista, per carità, un governo non è mai giustificabile, perché se tu sei governo devi governare, se no, però diciamo che nella prima fase uno può riuscire a dare anche in qualche modo una giustificazione, per quanto noi non l'abbiamo mai data. Ma dopo il primo lockdown, perché non è stato fatto tutto questo? Non solo durante il lockdown, ma da maggio a ottobre. Quindi noi abbiamo un periodo che va da aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 7 mesi. In questi 7 mesi noi non siamo riusciti a migliorare di nulla la situazione che si era creata a marzo, per cui adesso abbiamo di nuovo gli ospedali che stanno andando al collasso, ma non perché le persone vanno in terapia intensiva, perché ancora le terapie intensive non sono state saturate, ma perché non si individuano in maniera precoce coloro che hanno il virus, quindi perché non vengono fatti dei tamponi a tappeto come noi avevamo detto di fare, e come anche il professore anche il fatto che i tempi tra l'esito, diciamo, del tampone, cioè tra il prelievo e l'esito del tampone, a volte sono grandi. No, c'è gente che non riesce ad avere sapere nelle tampone. Strutture pubbliche, perché se tu vai, come è capitato anche a persone a me congiunte, hai la possibilità di pagare il tampone privatamente, nell'arco di qualche ora arriva il risultato. Allora io adesso sinceramente, ora noi abbiamo subito il lockdown più severo del mondo occidentale, ok? Nessuno ha mai fatto questo lockdown, quindi quando il governo dice ma tutti gli altri adesso, no, fermi un attimo, gli altri non hanno subito mai il lockdown che abbiamo subito noi, ok? Noi lo abbiamo avuto il lockdown già, e avevamo raggiunto una manciata di contagiati, perché ovviamente stando tutti in casa il contagio era praticamente, lo avevamo sconfitto grazie al carcere e non grazie ai brillanti provvedimenti governativi, e eravamo arrivati a 200 contagiati. Adesso siamo di nuovo a 30.000 avendo fatto quel lockdown. Quindi la nostra situazione non è paragonabile a quella degli altri, la cui economia non è stata poi
costretta alla chiusura per 3 mesi. Quindi sinceramente io non credo che il governo abbia ben operato, non tanto all'inizio, perché un minimo di giustificazione si può dare per essere stato colto alla sprovvista, anche se, ripeto, se sei governo non puoi essere colto alla sprovvista, altrimenti fai un altro mestiere. Ma la cosa grave è che dal lockdown a oggi io non ho capito cosa ha fatto il governo. Ieri è andato in tilt il click day per le biciclette e i monopattini. Sono stati dati centinaia di milioni per dei banchi che adesso probabilmente andranno buttati perché stanno richiudendo le scuole e probabilmente chiuderanno le scuole in molte regioni d'Italia. Cioè sono state fatte delle cose assurde, e non è stata invece approntata la strutture sanitarie che potessero ospitare in qualche modo i pauci sintomatici, e non è stato fatto tutto quello che ci ha detto il professor Cavanna. Sì, Onofri dice che nemmeno il primo lockdown era giustificato. Sicuramente noi non l'avremmo mai fatto e non lo giustifichiamo. Io stavo soltanto dicendo che però l'abbiamo subito, l'abbiamo fatto, e nonostante questo enorme sacrificio non giustificato, si è perso comunque tempo e siamo ritornati alla situazione quo ante. Non vedo differenze rispetto a marzo, a parte che adesso la scienza è arrivata a dare dei farmaci e a trovare delle cure, ma dal punto di vista organizzativo io non vedo grandi differenze, a parte il fatto che adesso finalmente a distanza di 7 mesi è stata data la possibilità, come noi avevamo detto fin dall'inizio, di fare i tamponi anche nei laboratori privati. Quali sono le altre cose che ha messo in campo il governo? Non so, non lo vedo. Bene, e su questa domanda che lasciamo ai nostri ascoltatori possiamo anche salutarci ringraziando il nostro fondatore Angelo Canini e il nostro presidente Andrea Bernaudo per essere stati con noi, ma soprattutto ringraziando voi che ci avete seguito in diretta in questa 20ª puntata dell'Ora d'Aria, e a voi che invece ci avete seguito dopo che l'abbiamo messa online, dopo la diretta. Grazie a tutti, saluti a tutti dunque, e arrivederci a mercoledì prossimo alla prossima puntata di L'Ora d'Aria. Grazie a te, Lorenzo.